Siamo presso la sede provinciale di Taranto di Confimprese, in quel di Viale Magna Grecia, e ho al mio fianco Federico Greco, che appunto è il presidente provinciale di questa organizzazione di categoria. Ci stiamo un po' occupando della realtà, della situazione economica che vivono le imprese alla luce appunto delle restrizioni imposte dal Covid. Si cambiano i termini dai decreti ristori ai decreti sostegno, però alla fine chiamiamoli ristori, chiamiamoli sostegni, non è che poi cambi molto, visto che almeno per quello che ho avuto modo di vedere sinora, né gli imprenditori né i dipendenti si sentono, come dire, ristorati, sostenuti da queste misure. Motivo per cui chiedo a Greco, ma dai provvedimenti di Conte a quelli di Draghi si avvertono segni di discontinuità? Buongiorno Luigi, buongiorno ai telespettatori. No, assolutamente non c'è nessuna discontinuità, anzi l'unica discontinuità che c'è è nel modo di presentazione dei vari decreti. Diciamo che se prima Conte li presentava in pompa magna con pubblicità e così via, con tutto quello show mediatico, con Casalino, con l'attesa frenetica per creare la suspense, diciamo una tipica, proprio da una sceneggiata da Grande Fratello. Esattamente, con Draghi non si è avuto quella sobrietà. Con Draghi c'è sicuramente la sobrietà, però comunque si continua a prendere in giro sicuramente le varie aziende, perché presentare e chiamare sostegno un aiuto che sicuramente è a fondo perduto, ma un aiuto che dà al massimo il 60% delle perdite avute non annualmente ma mensilmente, questo fa capire che sicuramente non si è cambiato assolutamente nulla. Noi infatti mercoledì saremo a Roma proprio per presentare in commissione bilancio alcuni emendamenti che riguardano proprio questo discorso, e sperando che quantomeno il governo ci permetta di poter inserire comunque tutte le spese fisse che comunque ha l'azienda, in maniera tale da, in presenza comunque di una perdita di fatturato, in maniera tale comunque da aiutare effettivamente le aziende a poter riaprire. Perché se per i politici riaprire significa riuscire a sostenere le spese pregresse, non è assolutamente possibile, perché un'azienda così come apre i battenti, o meglio riapre i battenti, così si ritrova a dover pagare eventualmente fitti scaduti e non pagati, bollette, utenze e così via. Quindi ci sono dei costi fissi in pratica. Ogni azienda ha dei costi fissi di gestione, e quindi praticamente noi presenteremo un emendamento dove si vada a rimpinguare i costi fissi di gestione. Ecco, mentre in altri paesi esiste il lockdown duro, pensiamo alla Germania, ed è anche giusto, perché per carità la pandemia è quella che è, però mentre in questi paesi i ristori sono effettivi, sono tali, effettivamente puoi dire a un'azienda, a un imprenditore, chiudi perché io comunque ti copro, tra virgolette, in Italia invece si dice io ti chiudo e poi sono problemi tuoi, perché di fatto i ristori sono così è uno strumento per dare un contentino assolutamente insufficiente e per far vedere che lo Stato fa qualcosa, ma di ristoro non c'è nulla. Allora abbiamo due realtà tra il paese Germania e il paese Italia, per esempio.
Ma sicuramente c'è una grandissima differenza, dovuta comunque alla, forse alla tipologia dei controlli attuata. Forse anche io direi proprio alla mentalità e al rispetto dell'imprenditore, è una forma mentis, perché qui rispetto per gli imprenditori e per i dipendenti non c'è, si sa solo usare il bastone nei confronti degli imprenditori. Diciamo rispetto effettivamente per la dignità lavorativa. Qui sicuramente dignità lavorativa non c'è, ma già lo viviamo con la separazione che è stata praticamente attuata in tutti questi anni tra lavoratore dipendente pubblico, comunque di grandissime aziende riconducibili al pubblico, e lavoratori dipendenti comunque del settore privato. Quindi come si suol dire, divide e timpera. Quindi si è andata sempre più aumentando questo discorso, proprio per permettere comunque ai politici di governare in maniera più serena e tranquilla. Il problema è questo, che comunque di fronte a una pandemia e comunque di fronte comunque a un aumento dei contagi, con comunque le attività chiuse, io mi chiederei, ma è giusto chiudere le attività? Perché è arrivato a questo punto, cioè se io vado da un parrucchiere, da un estetista, nella sala dove praticamente lavora sia il parrucchiere che l'estetista, io sembra quasi che mi ritrovi in una sala operatoria. Per quante attenzioni si possono avere. E oltretutto hanno fatto spendere soldoni agli operatori del settore per realizzare per attuare quegli strumenti imposti dalle prescrizioni anti-Covid. Allora hanno fatto spendere loro soldi, poi alla fine si dice no, ma i contagi aumentano, mi dispiace, dovete chiudere. Esattamente. Scusatemi l'espressione, cornuti e mazziati. Purtroppo ci ritroviamo a essere cornuti e mazziati. Il punto è che in questo momento vi è comunque un malcontento tale che o effettivamente si cerca di risolvere il problema prendendolo di petto, o comunque ci sarà sicuramente una rivolta sociale, perché è impossibile sostenere. L'esasperazione arriva. Oltretutto noi stiamo parlando delle organizzazioni di categoria, degli imprenditori, però ci sono i dipendenti. Certo. I dipendenti, detto in maniera molto cruda, come cassa integrazione prendono 4 soldi e prendono questi 4 soldi con ritardi enormi, per cui fin quando arriva la cassa integrazione, questa miseria, sono passati già alcuni mesi. Ora Draghi dice no, ma non vi preoccupate, ad aprile arriverà tutto e subito, vedremo, però sta di fatto che memori delle precedenti esperienze, casse integrazioni, parliamo di casse integrazioni che sono arrivate dopo 3 mesi. Scusate, e in questi 3 mesi questi poveretti dove vanno a mangiare? Ma infatti il problema è proprio questo, cioè non si è dato modo di velocizzare praticamente tutto il sistema. Ma all'epoca, se ben ricordi, ne parlammo, quando praticamente, specialmente nel settore artigiano, bisogna comunque attuare tutta una prassi burocratica, dove nell'emergenza non si doveva assolutamente fare, e questo dà la risposta. Praticamente abbiamo perso tempo per la burocrazia, affinché comunque si potesse aiutare il dipendente in cassa integrazione, che dal punto di vista artigiano comunque delle piccole aziende praticamente si parla di una cassa integrazione in deroga, quindi non parliamo di una CIG o così via. Quindi si è ancora di più reso vulnerabile tutto il sistema degli aiuti, per non parlare degli aiuti alle aziende e così via. Quindi qua bisogna sinceramente prendere atto di tutto quello che si è fatto e sicuramente apportare delle modifiche, ma delle modifiche profonde
è ben incisiva, incisiva. Sicuramente, perché altrimenti non ne usciremo. Tempo addietro praticamente ho letto un articolo che su Bari hanno chiuso circa 400 attività tra bar, ristoranti, pizzerie e così via. E secondo me se si continua in questa maniera ne chiuderanno molti, ma molto di più. Bene, Greco, che dire? Confimprese è sempre accanto ovviamente agli iscritti, dalla sua consulenza ovviamente in un ginepraio anche di normative, di un sistema burocratico che diventa farraginoso, anche questo oltre il danno alla beffa, non solo vuoi vedere riconosciuti i propri diritti, ma poi c'è un sistema, no? Molte volte molto particolare che appena sbagli poi perdi tutto. Certo, il problema è anche questo, che nel momento in cui praticamente si va a creare praticamente un piccolo errore, comunque ci si ritrova dalla padella alla brace. Quindi Greco, noi ora ci lasciamo qui e poi ovviamente ci informerà alla luce appunto dell'incontro che si terrà a Roma. Buon lavoro. Grazie.